Partiamo dall'incontro che lei ha avuto a Ferentino, nella sua Ferentino, con Daniele Sebastiani, il presidente del Pescara, lo scorso 28 giugno, venerdì 28 giugno. Un incontro positivo, grande disponibilità, sembrava che lei dovesse prendere il 20% con l'opzione di rilevare il 51% al termine della prossima stagione. Poi le cose sono cambiate, addirittura no, io voglio prendere il 51% e ci possiamo accordare. Poi che cosa è successo invece? In quel frangente io ho saputo che lui aveva un'opzione con un fondo, con una società importante, e che gli precludeva l'opportunità di parlare con terzi. Ragion per cui io ho avuto i primi documenti del Pescara lunedì scorso, oggi è una settimana, lunedì 1 luglio. Capite voi stessi che in una settimana abbiamo fatto i miracoli. Daniele, col quale io ho avuto e ho un bel rapporto, nel suo DNA il fatto di scrivere ed essere molto circoscritto, per cui quando gli chiedevo delle cose me le scriveva di pugno suo su un pezzo di carta e ovviamente mi scriveva le cose salienti del Pescara Calcio. Quindi io, riferendomi a questo che lui mi aveva scritto e mi aveva anche inviato per WhatsApp, venerdì sera ho fatto la mia offerta. Ci siamo detti, qui ovviamente il tempo allora a questo punto per verificare se quello che tu dici che vale 10, per me vale 10, 5 o 2. Adesso dovremmo fare una due diligence, perché appunto non è come all'inizio che io compro il Pescara, le quote al capitale, al valore nominale. Possiamo già stabilire se Navara farà un nuovo tentativo oppure è prematuro? Io mi conosco e ripeto, io faccio le cose perché mi piace essere sul campo, avere rapporti con giocatori, allenatori. Diciamo anche... che le piace anche incidere, ma non c'è nulla di male. Esattamente, le devo dire, questa è una novità che vi do in esclusiva. Io adesso mi sentirò con Sebastiani, però oggi ho letto giustamente il mister che arriva, si forma la squadra, allora dico a mente mia, tra 20 giorni, un mese, due mesi, perché poi per fare le cose ci vuole il tempo giusto, certo. Che cosa vada a incidere? Cioè, non potrà più incidere, più di tanto. Allora non lo so, può darsi che sia conveniente realisticamente dire... rimaniamo in buoni rapporti, speriamo che il Pescara faccia il miglior campionato immaginabile. A questo proposito vi dico solo una cosa: un anno mi capitò di la possibilità di prendere il Treviso in Serie B, andai a iniziare una due diligence come oggi e non mi misi d'accordo. Il proprietario era Setten? No. Andò in Serie A il Treviso, esatto. Era Setten. E poi però l'anno dopo fallì, per cui l'occasione io la persi. Ma in quell'anno andò in Serie A, quindi magari sarà di buon auspicio che il Pescara quest'anno va in Serie B e poi tutto il resto, se sarà o non sarà, ovviamente lo vedremo, ma ecco, lo dico veramente con affetto, perché ormai un po' di colori bianco-azzurri me li sentivo addosso.